Eccoci ancora sulle fonti TV con il fatto di Marcotti, il nostro format settimanale che fa un po' il punto su tutti quelli che sono gli scenari economici e politici del momento con i temi di forte attualità. Naturalmente oggi riprenderemo le tensioni tra Russia e Ucraina, cosa potrebbe succedere ai mercati, ma non solo, anche a livello politico, diplomatico, nei rapporti insomma tra i vari paesi, all'America, perché poi in questo momento Joe Biden è ovviamente l'osservato speciale, Joe Biden che è stato colui che giovedì ha in qualche modo dato un'accelerata anche alle tensioni dicendo e chiedendo, anzi imponendo per così dire con un appello agli americani che vivono in Ucraina di andarsene perché l'invasione sarebbe stata più probabile, cosa che poi hanno fatto anche altri paesi proprio perché questo fine settimana abbiamo assistito a dialoghi, a colloqui che non hanno portato una risoluzione, sì, rassicurazioni ne sono arrivate ma molto molto blande. Poi parleremo delle previsioni come al solito economiche per il nostro paese e non solo, l'inflazione che tiene banco sui mercati in Europa e soprattutto in America, e poi parleremo di super bonus con questa truffa da 4 miliardi rubati allo Stato. Viene da dire, non ce lo aspettavamo veramente, è un po' amara questa considerazione, questa domanda, però insomma vale la pena farsela, no? Ogni volta che si cerca di intervenire strutturalmente anche su questioni del nostro paese, insomma è un po' il dilemma che abbiamo, o non interveniamo o interveniamo e poi ci sono delle truffe come in questo caso. Ma insomma, Giancarlo Marcotti, buongiorno. Buongiorno a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Insomma, come vedi ho lanciato già degli input e non ho girato troppo intorno alle questioni, però è quello che vogliamo sempre fare perché è inutile non nascondere poi i problemi alla base quando cerchiamo di capire come andrà la nostra economia e tutto quanto. Allora, andiamo un po' per gradi. Io ti volevo, proprio per gli scenari economici e politici, chiedere cosa ne pensi di ciò che ha detto il governatore di Banca d'Italia Visco. Avrai sentito sicuramente, ha parlato, ha detto la sua, no? Sull'economia che è ripresa, così ci dice Visco, nel senso che c'è l'inflazione che in questo momento sta fermando e bloccando un po' tutto, ma dovrebbe, l'ha definita un po' una tassa al momento che dovrebbe insomma in qualche modo evaporare. E poi ha parlato del debito pubblico che è visto in calo. Beh, debito pubblico che però insomma speriamo che sia in calo, ma chi lo pagherà, no, questo debito pubblico? Insomma, cosa ne pensi? Ti trovi d'accordo con quello che ha detto Visco? Allora, no, su alcune cose sì, su altre meno. Allora, è vero che il rapporto debito pubblico PIL probabilmente dovrebbe scendere un po' di più rispetto alle previsioni che venivano fatte un po' di tempo fa. Quindi che anziché essere 154 sarà il 150%. Sì. È vero, non è che cambi di molto la situazione, resta che quando siamo su livelli di questo genere qua sono livelli estremamente elevati e quindi preoccupanti. Insomma, io lo sai Emanuela, lo dico spesso, del debito pubblico italiano sono preoccupato perché al solito, lo ripeto sempre, ma abbiamo sempre una Banca d'Italia e Visco è il suo governatore, però questa Banca d'Italia fa parte di questo gruppo di banche centrali che assieme formano insomma la BCE, quindi noi più che ai problemi italiani specifici siamo gestiti da una banca centrale che deve invece guardare l'insieme dei paesi e l'insieme dei paesi non hanno gli stessi problemi dell'Italia, quindi il tema è che questa BCE è totalmente spaccata in due, cioè da una parte ci sono senz'altro Italia e Spagna. Sì. E io penso anche Francia, magari poi dopo faremo un accenno perché tra due mesi in Francia si vota, ah, sì, quindi lì certo. La questione certo. è da vedere. E dall'altra obiettivamente c'è Germania, Olanda e penso anche Austria che al solito insomma viene così messa aggregata diciamo al gruppo
tedesco, insomma, quindi. Comunque, ecco, questo è il grave problema che ha l'Italia, cioè ha dei gravi problemi e la Banca Centrale Italiana, cioè la Banca d'Italia, può far poco perché è la BCE che conta. E la BCE in questo momento, ripeto, è totalmente spaccata. Mentre fino a un anno fa, insomma, in piena pandemia, eccetera, cioè, i paesi avevano un po' tutti gli stessi problemi, adesso invece il problema dell'inflazione è un problema che ha un peso in Germania, ne ha uno completamente diverso in Italia. Sì. E beh, perché l'Europa è sempre a due, cioè abbiamo sempre definito, no? L'Europa a più velocità, voglio dire, non è che sia la notizia del giorno. Poi chiaramente quando ci sono periodi emergenziali, le differenze si acuiscono ancora di più, ma su tutti i livelli, Giancarlo. Esattamente, esattamente. Dal punto di vista economico, guarda, io appunto in attesa del collegamento sentivo Andrea prima di me e io non posso far altro che concordare assolutamente con lui, con quello che ha detto. Cioè, come possiamo pensare che il nostro sistema bancario, sia estremamente solido. Per l'amor del cielo, hanno fatto anche recentemente, magari ne parliamo anche dopo, questa classifica sulla solidità delle banche e le banche italiane, non, come al solito, insomma, non sono uscite male da questo test, anche se naturalmente ci sono delle criticità, insomma, sappiamo tutti la situazione di Carige e di Monte Paschi Certo. Siena. Però, insomma, non sono messe malissimo in questa classifica le banche italiane. La classifica, ripeto, di solidità che viene espressa dalla BCE, perché stiamo parlando delle grandi banche, naturalmente, non di quelle piccole, cioè quelle che sono monitorate dalla BCE, quindi quelle che hanno degli attivi, insomma, di miliardi di euro. Ecco. Però, anche questo fatto qua, cioè, è difficile pensare che i bilanci delle banche, con quello che sta succedendo con l'inflazione e quindi con i tassi, con quello che sta succedendo nell'economia reale, è difficile, insomma, pensare che queste banche siano molto più solide rispetto a prima. Insomma, ha ragione Andrea, dice, ma tutti questi NPL che fine fanno? Dove vanno? Eh certo. Peraltro no, questo è un tema che appunto sarà importante proprio quello degli NPL. Noi, scusami, ne approfitto, ma perché sarà interessante, proprio nella prima settimana di marzo dedicheremo tutta la nostra TV Week al tema degli NPL, proprio perché insomma bisogna capire un po' lo stato dell'arte, no? E parleremo effettivamente con molti istituti bancari che ci diranno anche com'è la reale situazione, perché poi insomma sono quei classici argomenti che si affrontano giusto una tantum, ma che restano sempre lì, soprattutto poi con la crisi delle imprese, no? Che c'è stato in questo periodo. Scusami, volevo solo, insomma, No, no, dirlo no, no. perché lo affronteremo questo discorso, Giancarlo. Poi, Correttissimo. sì. No, no, solo per concludere, quindi Ok. comunque, sì, speriamo naturalmente che l'ottimismo, che lo dico così, di Visco sia confortato poi dai dati, però ho A me sembra temo sempre che le che. previsioni, infatti, penso che stiamo dicendo la stessa cosa, su questo siamo sempre stati molto d'accordo io e te, mi sembra sempre di assisterlo, l'ho detto anche prima in diretta, a una realtà un po' irreale, fammi usare questo binomio un po' poetico, ma nel senso che non mi sembra che rispecchi poi quelle che sono le urgenze del momento, no? Delle imprese, delle famiglie, insomma, la realtà ci dice altro in questo momento. Esattamente, e altro tema naturalmente sul tappeto, il caro energia, adesso vabbè, forse il gas comincerà a diminuire un po', cioè, però obiettivamente, Manuela, stiamo parlando da mesi di aiuti per le famiglie, ma non si è ancora visto nulla, No, non si è no. ancora visto nulla. Cioè, di concreto non c'è nulla, e io temo che poi alla fine di concreto ci sarà poco, qualcosa ci sarà naturalmente,
ma ogni volta stiamo approntando l'aiuto, le stiamo approntando, ma è da novembre che stanno No, ma approntando, quasi adesso tutto, siamo a esatto. febbraio. Già ci vuole tempo per decidere, poi ci vuole tempo affinché gli aiuti arrivino, perché poi insomma, non è che nel momento in cui si dà l'ok a un provvedimento questo entra subito in essere, nel senso che poi arrivano di ragione che ci piovono addosso i soldi, ecco, per dirla proprio terra terra. E peraltro, così almeno ti chiedo anche rispetto alla Russia e all'Ucraina, cosa ti aspetti e cosa si aspettano secondo te i mercati, cosa significa per i mercati, questo è il tema portante, ma mi ricollego proprio a un annuncio che è stato fatto dal governo, cioè di intervenire in modo strutturale per essere indipendenti per la produzione di gas, visto che adesso dipendiamo al 40% insomma dalla Russia. Cosa ne pensi? Grazie regia, crisi Russia-Ucraina, cosa significa per i mercati? Allora, la crisi russa-ucraina ovviamente è una crisi importantissima, nel senso fondamentale, tutti ne parlano, ma ovviamente perché quando di mezzo ci sono la Russia e gli Stati Uniti, viva Dio, è chiaro che la situazione diventa immediatamente preoccupante. Poi che alla fine ci saranno veramente scontri armati, se davvero ci sarà un'invasione dell'Ucraina, non so, ma ci credo poco, però di sicuro la situazione è decisamente allarmante. È un problema, ritengo, di difficilissima soluzione perché, come avviene quasi sempre, insomma. Quando ci sono delle annessioni, perché lì tutta la questione deriva dall'Unione Sovietica. Allora, l'Ucraina esisteva anche prima dell'Unione Sovietica, ma che cosa fosse l'Ucraina di preciso era difficile da stabilire. Cioè, facciamo il classico esempio della Crimea. La Russia non poteva assolutamente lasciare la Crimea all'Ucraina, quindi lì non ha avuto dubbi, voglio dire, è intervenuta immediatamente e vabbè, poi dopo ci sono state le sanzioni, eccetera, però non c'erano dubbi che la Crimea fosse Russia, perché era abitata quasi completamente da russi in pratica, non da ucraini. La questione del Donbass, cioè di quella regione nella quale ci sono delle città importanti come Donetsk, è chiaro che pur non avendo la stessa rilevanza della Crimea, però è un problema che va risolto. Quindi, oltretutto, poi non è che lo si risolve minacciando i russi che l'Ucraina diventi un paese della NATO, perché in quella maniera vai a acuire i contrasti. Quindi, insomma, era solo per dire che naturalmente non ho io la soluzione del problema Russia-Ucraina, però è un problema che deve assolutamente trovare una soluzione pacifica, almeno io me lo auguro, Certo, ovviamente. certo, certo. Beh, sì, diciamo che i mercati sono in attesa di questo e stanno già, provando a scontare, no, eventuali scenari invece più negativi, perché poi, insomma, in questo momento c'è un'incertezza totale. E vedremo, insomma, grazie Giancarlo anche per questa opinione. Allora, super bonus, ecco qui un altro problema di casa nostra. Allora, due aspetti, te li metto proprio sul tavolo e poi lascio a te perché io ne ho già parlato anche prima, ma allora, intanto non si capisce niente. Scusa, proprio per me ogni tanto esco un po' di espressioni similcolorite, ma insomma, io lo sto provando sulla mia pelle perché, ripeto, dove abito io si è deciso di farlo, però è un continuo anche rimandare le assemblee condominiali perché le cose cambiano, no? Le carte in tavola cambiano. E peraltro però la cosa grave è che tutto è stato avviato, cioè anche le imprese si sono messe a lavorare, no? Sui progetti, quando poi di giorno in giorno la situazione è variabile. Peggio dei mercati, la volatilità in questo caso su Superbonus è in pole position. In più c'è stata questa truffa, sono stati rubati 4 miliardi allo Stato, come se ne avessimo bisogno, visto che già la coperta è cortissima. E adesso arriva pure il bollino antitruffa, proprio per evitare situazioni di questo tipo.
E però io leggo che ovviamente queste truffe sono state anche possibili perché ovviamente non sono state fatte le verifiche, cioè quindi hanno agito i criminali indisturbati fondamentalmente. Do a te tutto quanto per un'analisi. Hai comunque fatto un'analisi corretta. Allora, qui la questione fondamentalmente è questa. Intanto io avevo già dei dubbi su questa storia del 110%, cioè sulla facilità con il quale veniva fatta, anche a me come a tutti, penso, no? È stato proposto, ma facciamo, eccetera. Poi non si è fatto nulla, secondo me fortunatamente, ma io che ne sapevo poco della Chiaramente, cosa. se mi vede il mio amministratore che lo senta, gliel'ho detto, cioè io non ero d'accordo, ma più che altro perché non c'era la situazione chiara. Invece, vabbè, se hai deciso di proseguire, magari mi sbaglio io, magari sarà. Prego, prego, Giancarlo, Ma però. hai detto la cosa giusta, cioè quando io ho chiesto qualche cosa sembrava tutta una cosa così semplice, così facile, così banale, che mi pareva strano, ma sicuro che non spendiamo niente, sicuro che ci mette tutti i soldi lo Stato, cioè sembrava quasi, quindi a una cosa che non è che fosse poco chiara, ma era troppo semplice, troppo facile, non bisognava fare nulla, praticamente era lo Stato che ti pagava tutto, dico perché non approfittarne? Cioè, saltavano fuori delle cose che a me stonavano come cittadino, diciamo, come persona, ma possibile che sia davvero una cosa del genere? Quindi, su una cosa, secondo me, fatta in una maniera così quasi con faciloneria, e poi adesso non mi stupisco della storia delle truffe, ma la storia delle truffe, cioè io posso capire che magari se mettiamo troppe restrizioni, poi dopo le cose si ingarbugliano, eccetera, però insomma non è possibile che siano stati così soffiati. 4 miliardi, sono 4 miliardi, cioè. miliardi e 400 milioni di euro, giusto per non farci mancare niente. Esatto, ma ecco, Manuela, questi sono miliardi. Non, io insisto sempre sul fatto, perché oramai io penso che noi italiani abbiamo perso la Sì. cognizione del denaro, no? Ci fossero state truffe per 4 milioni e 400 mila euro, sarebbe già stata una cosa scandalosa, nel senso che sono milioni di euro che abbiamo dato a persone che non dovevano averli questi soldi qua, insomma, che non avevano fatto nulla, che, insomma, truffatori. Ma 4 miliardi. Mi sembra impossibile, cioè è una cifra talmente grande che mi sembra impossibile che non dico non sia stato fatto apposta, ma devono essere stati fatti degli errori clamorosi da questo punto di vista. Quindi questo è l'aspetto che mi che insomma mi rende un po'. Faccio una battuta. Evidentemente, quando dobbiamo accendere proprio i riflettori, parte l'allarme da casa tua, si sente questo suono. Però, no, perché qui è importante. Perché poi, insomma, dicendolo in modo un po', populista, anche se poi il termine è diventato negativo, ma non lo è, però nell'accezione negativa che abbiamo dato a questo termine, mi verrebbe da dire, questi 4 miliardi allo Stato, al posto di farceli soffiare sotto il naso, perché di questo si tratta, perché voglio dire. Ma non potevano servire per aiutare le imprese, le famiglie che in questo momento hanno bisogno? Ripeto, è una considerazione un po' populista, però è ovvio che poi si pensa, no, Giancarlo? Ma assolutamente, ma chiaramente, ripeto Manuela, qua la cosa che stupisce, diciamo, mettiamola così, che usiamo solo questo termine, ma che insomma io resto allibito, è l'importo. Cioè, Certo. sembra impossibile che uno Stato possa permettere una truffa del genere. Cioè, sembra quasi. Adesso esagero, ma se è stato fatto apposta, ecco, truffatemi pure, non lo so. A parte
parte che da alcune intercettazioni telefoniche escono proprio cose di questo genere qua, cioè queste persone qua dicevano, sembra quasi che lo Stato gli faccia piacere essere truffato, perché rende le cose talmente semplici ai truffatori che sembra quasi che sia una cosa fatta apposta. Sì, no, ma è incredibile. Poi, come dici tu, la cifra, cioè, di cui si parla, cioè, forse io l'ho scritta, a parte che l'abbiamo scritta appositamente in sovrimpressione, ma ripetiamola, 4 miliardi, anzi 4 miliardi 400 milioni di euro. Come si, cioè, non lo so, è, come dici tu, è proprio quasi, ma però scusami, è collegato anche al fatto che appunto si sia partiti, no, con il via libera, si dice ok, via libera, iniziano i lavori, però poi ogni giorno ci svegliavamo con informazioni diverse. Cioè, io ti posso garantire, non ne so nulla, ma chiedevo a mia volta, ciascuno mi diceva la sua. Cioè, a un certo punto ho detto, beh, non chiedo più nulla, tanto è la stessa cosa, cioè, impossibile, no, riuscire a organizzarsi in questo modo. Poi è anche normale che i criminali si insinuano tra questi vuoti che ci sono nei provvedimenti. Esatto, ma qua sembra appunto che fosse estremamente facile truffare, diciamo. Quindi vabbè, insomma, è accaduto. In più, naturalmente, questi soldi qua sono stati fatti sparire, ma leggevo su alcuni giornali, eccetera, così, che erano stati fatti sparire in banche a Malta. Si parlava, sì, proprio, sì. Malta, Cipro, Madeira. Esatto. Ecco, ma allora, attenzione, Madeira è Portogallo, cioè, è come da noi dire, che ne so, le isole Tremiti, nel senso, cioè, è un arcipelago che, vabbè, si trova nell'Atlantico, ma è un arcipelago del Portogallo, quindi siamo in Unione Europea, in quel caso addirittura anche in Eurozona, ma Malta e Cipro la stessa cosa, cioè qua spariscono i soldi e se mi avessero detto vanno, che ne so, nelle isole del Pacifico, in qualche paradiso fiscale appunto delle isole del Pacifico, vabbè, là, no, ma spariscono i soldi e vanno in stati dell'Unione Europea, ma scusa un secondo, in stati dell'Unione Europea non ci saranno degli accordi che se arrivano soldi da altri stati dell'Unione Europea ci debba essere, insomma, cioè, parliamo di Malta, di Madeira, eccetera, come se fossero dei paradisi fiscali, sono stati che appartengono all'Unione Europea. Anche questo aspetto qua, secondo me, è da mettere, da tenere in considerazione, cioè, cos'è questa Unione Europea? Lo so. No, allora, giusto per chiudere il discorso e per capire a che punto siamo adesso, intanto diciamo, come è stato possibile che queste truffe siano avvenute e con una cifra così alta? Cioè, una norma del decreto rilancio nel 2020 non pone nessuna restrizione alla possibilità di cedere i bonus edilizi. In questo modo è stato semplice, per chi è capace ovviamente, falsificare le pratiche, quindi utilizzare prestanome per incassare dei soldi attraverso Poste Italiane e altri istituti di credito, perché la procedura è semplice e immediata, quindi non è necessario fornire documentazione a supporto della richiesta. Già questo, insomma, mi sembra abbastanza abbastanza bizzarro. In questo momento, e qui ti faccio l'ultima domanda, cioè il governo, lo dicevo poco fa, è al lavoro per correttivi antifrode, quindi per evitare che questo succeda ancora. Ma insomma, non ci doveva pensare prima, perché non è che possiamo intervenire sempre quando la frittata è stata fatta, no? Sì, andiamo a chiudere la stalla quando i buoi sono già usciti. Insomma. Ma questo hai perfettamente ragione, cioè anche questo è proprio così la cosa più particolare di tutta la truffa, cioè che fosse estremamente facile, ovviamente per un truffatore, cioè per uno che voleva fare le cose, perché se una persona è onesta è chiaro che fa le cose in maniera onesta, ma appunto il non dover presentare delle carte, oppure insomma ciò che era stato fatto sembrava che appunto fosse fatto
in maniera di aiutare chi aveva intenzione di truffare, perché gli si dava appunto la possibilità di farlo. Poi Sì. dopo, una parte spero, adesso si parla forse di 1,5 miliardi, si potrà andare magari a recuperare, speriamo, non dico, però rimane il fatto che fino ad oggi, poi adesso arriveranno questi cambiamenti, insomma, che renderanno estremamente più difficile truffare. Però fino ad oggi siamo andati avanti in una situazione veramente difficile da comprendere, insomma, ripeto, per l'entità e la facilità con la quale si poteva Certo. truffare lo Stato italiano. Allora, c'è un amico che scrive, c'è qualcosa che tocca, non so se ha sbagliato, parliamo di credito d'imposta a banche e general contractor in 5 anni, il cerino l'avrebbero in mano loro, non lo Stato, non capisco. No, dovrei Approfondire un po', rileggere, certo. approfondire, sì. E magari, però ci torniamo, insomma, anzi, magari poi dopo, siccome adesso siamo in chiusura, quando ne parleremo, insomma, magari cercheremo di raccogliere anche un po' di domande perché, è importante, insomma, questo discorso. Sì, leggevo che già viene definita legge colabrodo quella che si riferisce al superbonus, proprio perché non sono stati previsti i controlli e questo, ripeto, lo ribadisco, ma non è una cosa su cui si può passare oltre, cioè, insomma, anche perché questi soldi servono a noi per altri motivi, se no possiamo star qui e così chiudiamo in modo circolare Giancarlo a dire che le previsioni sono positive e che l'economia ripartirà, ma insomma non lo so, io sono abituata a considerare un po' tutto nell'insieme e finché ci saranno queste situazioni in cui 4 miliardi vengono soffiati allo Stato, insomma non credo che si possa parlare di ripresa. Poi ripeto, così detto così è semplicistico, ovviamente va analizzato tutto quanto, però non, insomma, non è di poco conto. Giancarlo, grazie, ci torneremo, ti seguiamo su Finanza in Chiaro come sempre e ti ringrazio per la collaborazione. Grazie a te Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora il fatto di Marcotti, così come altri spazi, lascia appunto spazio a molte riflessioni, anche a volte in modo caloroso, però insomma quando vengono toccati i nostri soldi, soprattutto in questo momento, la rabbia si fa sentire. Quindi ci torneremo e torneremo a parlare di Superbonus. Voi seguiteci sui social, così avrete tutte le informazioni relative agli argomenti che trattiamo e potete anche scriverci per darci suggerimenti o magari darci e segnalarci le vostre domande. Grazie per averci seguiti fino a qui, vi lascio in compagnia dei nostri approfondimenti e poi torniamo live sui mercati alle 14:30. Buona giornata.